Il tema della transizione ecologica è sempre più sulla bocca di tutti, ma che cos'è la transizione ecologica? Trasformare il sistema economico e gli stili di vita in maniera compatibile con le risorse disponibili per raggiungere l'obiettivo di vivere in un mondo più sano e più giusto. Cosa dobbiamo fare per attuarla? Eliminare il petrolio e il carbone, meno rifiuti, mobilità sostenibile, miglioramento della qualità dell'aria, contrasto al consumo di suolo, proteggere i fiumi e i mari, conservazione della biodiversità e puntare all'agricoltura sostenibile. Dovremmo fare tutte queste cose e farle fin da subito. La legge che stiamo discutendo in queste settimane, dall'ambizioso titolo FVG Green, non è all'altezza dell'obiettivo, perché non adotta riforme, non mette risorse sufficienti e soprattutto rimanda qualsiasi decisione. L'assessore Scocimaro verrà ricordato solo per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo. Noi presenteremo le nostre proposte per provare a dare un senso a questa che per noi dovrebbe essere la legge più importante della legislatura, perché deve disegnare il Friuli Venezia Giulia dei prossimi decenni e fare in modo che la nostra regione contribuisca a un futuro migliore per il pianeta. Ma non saremo qui solo a spiegare la nostra visione. Vogliamo soprattutto ascoltare le vostre idee per cercare insieme di migliorare un provvedimento che ad oggi è troppo povero di contenuti. Perché facciamo questo? Noi crediamo che il compito della politica sia costruire le condizioni per la creazione di scelte condivise, basate sui pilastri della consapevolezza, della responsabilità e soprattutto della trasparenza.